Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Backpack Hero, uno degli indie più interessanti che ho provato negli ultimi anni, devo dire. E il gioco costa $18.99 su Steam, gioco dal prezzo assolutamente meritato, insomma adeguato. Ve lo faccio vedere, è già uscito da comunque più di 6 mesi e credo sia già in 1.0. Ed è molto interessante perché lo iniziamo con il tutorial dove praticamente eliminiamo la partita. Vedete, questo qui è una sorta di open world dove noi poi camminiamo, ma non so se lo vedremo in realtà adesso perché proviamo il tutorial dove vi farò vedere le meccaniche base di questo titolo. Allora, praticamente nei sotterranei profondi e oscuri sotto Orderia una giovane topa cerca, vabbè, insomma, traduzione in italiano, insomma, si poteva dire in un modo un po' più elegante, ma va bene. Scopriamo una misteriosa reliquia, praticamente questa è la reliquia, quindi questo è il nostro zaino, perché Backpack Hero dovremo gestire questo inventario, che aumenterà con l'aumentare del nostro livello. Quindi noi adesso siamo obbligati a uscire da questo dungeon per andare verso la cripta e andiamo qua. Qua incontriamo una cassa dove troveremo le prime armi, quindi noi praticamente troviamo uno scudo che è in grado di darci difesa. Poi troviamo questo, che è una cura, e poi la spada, vedete che dobbiamo posizionarla un po' modello Tetris. Ma non finisce qui, perché il gioco è molto più profondo di quello che sembra, perché noi adesso andremo a affrontare un boss. Il combattimento, ve lo spiego io, praticamente ci dà la possibilità di vedere qui in alto che cosa farà il nemico, quindi lui aggiungerà 13 di difesa al prossimo turno. Noi nel nostro turno abbiamo 3 azioni, vedete qua. Quello che possiamo fare è usare gli oggetti che abbiamo nello zaino. Praticamente noi facendo questo facciamo 7 danni, facendo questo invece guadagniamo 7 di difesa. Noi sappiamo già che adesso attaccandolo lì facciamo danno. Il prossimo turno invece lui userà la protezione, in pratica gli salirà lo scudo. Noi gli facciamo allora più danno possibile. A questo punto abbiamo finito e passiamo il turno. Lui, come da copione, usa il suo scudo e quindi ha 13 di protezione, ma il prossimo turno ci farà 7 danni, quindi noi iniziamo usando lo scudo una volta, così usiamo e ci farà 7 danni che verranno assorbiti dal nostro scudo che abbiamo usato. Per il resto andiamo a minargli lo scudo in modo da eliminarglielo. A questo punto abbiamo fatto, tocca di nuovo lui adesso fa i 7 danni, ci tira giù lo scudo, poi userà difesa, ma noi in questo caso lo attacchiamo un paio di volte e lo battiamo. Salendo di livello andiamo a sbloccare degli spazi, ne abbiamo 4 e io vado a prendere questi. Ok, e a questo punto il nemico ha droppato degli oggetti che possono essere interessanti. Qua ad esempio abbiamo una mazza, abbiamo un pettorale di bronzo. E praticamente vedete che ogni arma è casuale, perché è diversa dalla partita precedente. Possiamo metterli vicino ad altri oggetti per ottenere più 1 danni. Ad esempio, vedete che se io adesso prendo l'indumento armatura e lo mettessi vicino a un'arma, otterrei quei bonus di più 1 di difesa. Vedete, possiamo vedere quanto occupa, giusto per farci 2 conti. Abbiamo anche la stella velenosa, abbiamo stella da lancio, ok, no, la clava io la prenderei, giusto per infliggere 9 danni, subisce 3 debolezza al nemico, più 1 al costo di energia per questo turno, questo da capire, però è interessante questo, però lo scudo ci dà più 7, quindi niente, dobbiamo accettare questa cosa. Potrei anche pensare di prendere delle stelline da lancio, queste le shuriken, in modo da riempire un po' lo zaino. E a questo punto noi prendiamo la mappa, andiamo avanti e usciamo e andiamo alla cripta. In realtà non è che usciamo, ma entriamo nella cripta. Quindi iniziamo la parte 1 di 3, quindi andiamo, è cambiata, è totalmente diversa. Quindi drago barbuto, granchio eremito, bomba, andiamo qui e proviamo a fare questa battaglia qua. Qui è un po' più complesso perché lui non agirà, questo dietro invece ci farà 4 danni, quindi iniziamo a prendere lo scudo. Così il danno lo assorbiamo. Questo fa 9 danni, questo ne fa 7, quindi useremo questo. Attaccheremo questo qua davanti, dai, che non attacca. Vai, 1. Alcune armi, come ad esempio questa, può essere usata solo una volta a combattimento, quindi continuiamo con gli altri. Abbiamo finito, adesso lui non fa nulla
e lui attacca. Adesso questo qui non farà nulla ancora, quindi lui però attaccherà e farà 7 più 5, 12 danni, quindi dobbiamo proteggerci come meglio possiamo, quindi lo usiamo due volte, prendiamo 14, intanto prendo il danno, glielo faccio a lui, passiamo il turno. Ok, assorbito tutto, però mi è subito danno lo stesso, probabilmente aveva qualche bonus. Comunque questo qui farà 27 danni il prossimo turno, ma noi porremo fine subito alle sofferenze. In questo caso adesso lui farà 5 danni, quindi ci proteggiamo e gli facciamo danno con la spada. Passiamo il turno, ormai sto facendo la telecronaca dell'ovvio, ma può essere usato una volta ogni turno. Cos'è questo? Non so cosa sia. È la sua arma probabilmente, non lo so. Riorganizza per ottenere questo oggetto. Riorganizza cosa vuol dire? Il tuo inventario in battaglia al costo di 3 energia. Ah, praticamente mi lascia ridistribuire l'inventario per ottenere un bonus. Finito di riorganizzare, abbiamo vinto un'arma. Qui è graffia. Praticamente senza armi possiamo... Fine turno. Ce la darà forse a fine combattimento? Boh, spero. Allora gli facciamo danno così, vedete che lui già, adesso gli facciamo un altro danno ancora, tanto lui finisce la vita e non ci attaccherà al prossimo turno. Abbiamo livellato, a questo punto abbiamo sensibilità di livello, quindi andiamo a prendere altri 4 slot di espansione del nostro inventario. A posto, fatto questo abbiamo gli oggetti, non ci ha dato l'oggetto che ci aveva promesso, ma va bene. Allora, questo qua praticamente è più 1 di difesa, a ogni turno conferisce 0 difesa, no? Per ogni spazio sotto più 1 di difesa, quindi praticamente io potrei mettere la spada qua. Questo qui fa 7 di difesa, se lo metto qui ci dà 8, in teoria dovrebbe, vabbè. Tanto per ogni spazio sopra questo oggetto, per ogni spazio sotto, dovrei metterglielo sotto questo, vabbè. Allora, vediamo un po'. Shuriken, queste sono sempre shuriken. Cotta danneggiata, quando usato le armi adiacenti ottengono più 3 armi adiacenti queste. Quindi adesso diamo un'occhiata se funziona. Questo fa 9 danni, questo ne fa 7. Infatti i danni adiacenti fa 9 e questo fa 7, sempre 7, perché? Vabbè, tanto abbiamo finito di scegliere, andiamo avanti e proseguiamo con il boss qua. Battaglia, ok, quindi praticamente adesso loro ci fanno 16, no, 8 più 6, 14 di danno, quindi io mi proteggo meno 16, ok, ah ok, sì, comunque 7 danni e finiamo qua, quindi loro attaccano, abbiamo ancora un residuo di 2, questo ci dà in automatico ogni turno 1 di difesa, è interessante perché vedete che... Ok, questo si difenderà, quindi dobbiamo attaccarlo con tutti i mezzi che abbiamo. E questo non fa nulla, attacchiamo ancora. Ok, 10 di danno, adesso si proteggerà parecchio perché avrà un più 15. Adesso questi fanno danni, quindi facciamo un calcolo rapido. Se io attacco 3 volte faccio 27 danni, dovrei ucciderlo. Eh no, ho finito il turno, quindi subirò... No, 0 danni mi fa, quindi prenderò 7 danni soltanto. Non si è messo benissimo, quindi io mangerei questo. Ok, che mi dà più turni. Attacco. Ah, non è consumabile, è un uso ancora. Alcune armi hanno un uso determinato da un tot numero di turni. Questo ad esempio è un uso. Alcune armi si consumano appunto, bisogna fare attenzione anche quando andiamo a selezionarle, quindi picchiamo lui che abbiamo finito, picchiamo lui che non fa nulla questo turno, lo picchiamo ancora, dai, è andato anche questo, quindi praticamente finiamo, fatto un pirla, io l'ho mandato avanti per sbaglio, vabbè, lui non fa nulla, attacchiamo così, attacchiamo così, prendiamo oggetti, non livelliamo in questo caso, posso prendere anello, quando finisce la battaglia conferisce fortuna, boh, lo prendo, tanto giusto per... È un gestionale bellissimo, perché gestire un inventario, uno zaino, non è sicuramente da tutti. Baule con ricchezze, vediamo cosa troviamo. Della birra, bevanda calda, quando l'abbiamo bevuto viene rimpiazzato da una... Guarisce 10 salute, sì, lo possiamo usare subito. Aspettate, butto via questo che non mi interessa, bevo questo e almeno abbiamo qualcosa di utile. Ok, battaglia, quindi beviamo subito questo. Questi fanno un botto di danno, quindi ci proteggiamo subito.
Con 16 di danno abbiamo ancora uno, colpiamo l'ape. Passiamo il turno. Ok, ci hanno fatto un danno solo. Fammi accumulare i turni e vedete abbiamo consumato liberando spazio. Poi prendiamo questo, proteggiamo 4, 4, 8, 3, 11, 9, dai, due danni li possiamo subire. Anzi no, lo usiamo subito e colpiamo lui. Ok, ancora un paio di volte. Ok, è andato anche lui perché adesso lui ci attacca ma viene tutto ammortizzato e poi lo... No, non ce l'ho fatta, ci fa un po' di danno in realtà stavolta. Niente di spaventoso, però vinciamo noi. Saliamo di livello e potenziamo ulteriormente. Io vorrei prendere gli spazi sotto qua, perché nel caso in cui mi servisse qualcosa da mettere sotto, tipo le scarpe di prima. Questa è una spada, 3 utilizzi, vedete, fa 8 danni. Questa è una spada, invece, 6 danni quando usato. La prendo perché mi piace molto l'aspetto. La rosa di spine conferisce spine su te stesso. Praticamente rimbalza indietro, credo. Questa invece è una piccola chiave che mi interessa, perché probabilmente aprirà qualche porta. E la cote magari la mettiamo qua, che magari mi influenza. Ah, non ne posso prendere più di una, ok, finito di scegliere. E andiamo avanti, quindi usciamo dalla cripta. Qua avevo qualcosa da raccogliere qui, vediamo se c'è. Vediamo. Guarisce 5 salute, perfetto, possiamo uscire. Qua c'è un punto di domanda, andiamo a vedere. Ogni tanto incontriamo anche degli NPC che ci danno, scambiano un po' tipo gioco d'azzardo, un accessorio, un oggetto. Dai un accessorio, gli diamo questo. Prende il tuo oggetto e dice fantastico. Vuoi forse uno di questi? Vediamo cosa ci dà. Questo è la mappa delle scorciatoie. Stoffinaccio pulito. Cosa fa? Sottrae uno veleno da te stesso. Questo è leggendario. Dado dei ricambi, usano per poter prendere un altro oggetto dal tuo ricompensa di combattimento. Bello, ma mi piace molto questo. Prendo anche questo. Prendo tutto. Andiamo avanti, usciamo. Usciamo dalla zona. E si va avanti. E così va avanti il gioco con la trama e tutto. Ma quello che voglio farvi vedere ora, vedete che adesso ho la mappa completa perché ho preso appunto quel perk. Quindi io potrei addirittura saltare direttamente qua. E uscire, ma quello che voglio farvi vedere in conclusione, ritorniamo a Deria o Deria, non so, questa corsa andrà persa. Ok, usciamo perché così parte un'altra cosa. Benvenuto a Bisaccia. Allora, praticamente vedete, noi siamo questi per gli aculei di Anna, borsetta, eccoti qui. E tu sei ferito, borsa, a borsa e borsetta. Vabbè, cos'è successo? Stavo esplorando il dungeon. Abbiamo parlato, avevi promesso di restare solo vicino all'ingresso. Ho trovato questo fantastico zaino lì dentro. Mi ha permesso di esplorare più a fondo e riportare indietro cose che, ok. Non potremo mai ricostruire la città con quello che troveremo nei boschi. Può darsi, ma devo ricordarti quanto è pericoloso lì dentro. Mi ricordo, lo so. Qualcuno deve fare qualcosa, ok, perché ci sono i banditi, la guardia della re, chissà cos'altro. Eppure, papà, qualcuno deve fare qualcosa. È quello che farebbe la mamma. Anche tua mamma saprebbe di stare più attenta. Stare attento, in realtà attenta. Hai ragione, mi dispiace, ma cercherò di stare più attento. Ok. Immagino non ci sia modo di convincerti, spero che starai... Ok. Va bene, e qua praticamente si apre il gioco vero e proprio. Quindi abbiamo la possibilità di salvare la partita, ma non possiamo adesso. Vedete che abbiamo del cibo, perché c'è una sorta di gestionalità della città. Ci si muove anche con Buzzed, e poi si può andare a vedere macerie. Quindi qua si andranno a spendere punti per poter costruire la città. Hai un aspetto rude, ti sei innamorato del vecchio trucco del granchio e eliminato dello scrigno del tesoro? Sono appena tornato dalla prigione, sono giunto alla conclusione che sarebbe andato laggiù quando il vecchio Luis comincia a passeggiare, non capisco niente. Odio farlo preoccupare, ma ci sono così tante cose laggiù che possono aiutare questo. Ok, sì, in pratica il dungeon continua a spostarsi, noi dobbiamo andare in questa zona un po' roguelike style e recuperare materiali per poter ricostruire la città. Mi hanno picchiato, non sono riuscito a riportare nulla. Ah, praticamente è andata male. Praticamente io saltando, ritornando indietro, non ho portato nessun oggetto fuori. Quindi io tecnicamente, vedete qua, posso andare a distruggere. Ah, ok. Praticamente distruggi. Ok, e qua è la parte più gestionale. Di Azar che ha distrutto il vecchio negozio. Ok, torno indietro. Ma dov'è sto tizio? Perché qua siamo... Qua va un po'... Fa un po' Vampire Survivor style.
nel senso che è totalmente diverso a livello grafico rispetto a prima, che magari poteva ricordare una sorta di Darkest Dungeon. Sicuramente iremo molto velocemente con il negozio, è un progetto per uno nuovo che abbiamo commerciale, edificio commerciale. Ok, non saprei dirvi il livello di traduzione, nel senso che mi sembra buono, poi probabilmente non è stato tradotto. Dovresti cercare di un nuovo negozio adesso. Quindi io posso costruire il negozio, sì, lo posso piazzare dove voglio. Ho costruito un nuovo negozio. Ok, parliamo a Zar. Ok. Si stupisce. Praticamente con questo zaino può spostare, sollevare, fare un sacco di cose. Ok, dobbiamo fare parte all'avventura. Possiamo costruire qualcos'altro, no? Però abbiamo il negozio. Quindi praticamente vendi oggetti che ottieni. Ok, quindi praticamente quello che otteniamo nell'avventura, nel dungeon, è lì. Praticamente noi possiamo andare a selezionare un personaggio. Ce ne sono diversi con cui possiamo partire all'avventura. La prima avventura è quella che abbiamo completato prima, che in realtà non è vero. Possiamo scegliere anche il livello di difficoltà e il premio leggendario. Quindi praticamente lui salva e riparte da qua, dove ovviamente andiamo a riequipaggiare l'equipaggiamento standard e ripartiamo all'esplorazione. Però ovviamente, perché mi fa vedere già tutta la mappa? No, non, in realtà non me la fa vedere tutta. 5 salute, ma le avevamo già, quindi va bene, andiamo qua. Vi faccio vedere baule con ricchezze, quindi magari troviamo già qualcosa di interessante. Non ci stanno lo zaino, la alabarda. Anello. Conferisce 5 punti in più di salute. Niente, non posso prendere nulla. Io lo ritengo comunque un gioco assolutamente, assolutamente geniale, questo Backpack Hero. Spero sia piaciuto anche a voi, spero mi facciate sapere sotto nei commenti se il gioco vi ispira. 18,99 magari si trova meno su Instant, ma secondo me li vale per l'idea, per la varietà del gameplay, l'alternanza tra questo, diciamo, sorta di city builder e di roguelike esplorativo con la gestione dell'inventario, assolutamente unica. Oddio, si faceva già in Diablo da 20 anni, più di 20 anni, però è figo tanto questo gioco. Fatemi sapere. Alla prossima e ciao ciao.